I vostri. Allora, amici, la notizia che abbiamo già anticipata anche per consentire alle famiglie. Siete tutti? Posso? Dico che la notizia che era più attesa l'abbiamo anticipata anche per ovviamente consentire alle famiglie un minimo di organizzazione. Mi scuso ancora se tutte le volte, ma credo che sarà un'abitudine almeno finché dura questa fase di decisioni che arrivano just in time, non appena abbiamo la possibilità di avere tutti i dati per prendere delle decisioni il più possibile coerenti con i bisogni di salute e di certezza della nostra regione. Abbiamo deciso di prorogare ancora per sostanzialmente 3 giorni, domani, giovedì e venerdì, ovviamente anche sabato e domenica dove vi siano corsi, ma insomma è più inusuale la chiusura delle scuole. Lo abbiamo fatto per alcune ragioni di cui avevamo già diffusamente parlato questa mattina. L'assessore Cavo ha riunito tutti gli istituti, i corsi di formazione, insomma il mondo della scuola allargato, senza farlo troppo lungo, che si sta ovviamente attrezzando a tutte quelle che sono le disposizioni normative in un momento dove ottemperare, come sappiamo, non è facile per scarsità sul mercato, perché occorre passare le informazioni, perché ci sono una serie di procedure da rispettare. Le tre ragioni per cui abbiamo preso di comune accordo questa decisione, poi le spiegherà il dottor e il professor Anzaldi dopo, e poi sono abbastanza evidenti. Il primo è il fatto che l'interscambio di studenti dalle zone considerate nel decreto del Presidente del Consiglio di diciamo seconda fascia di rischio, ovvero la provincia di Savona per capirci, e le realtà limitrofe, fossero esse quelle dell'Imperiese, del Genovesato o addirittura del Piemonte, era piuttosto elevato, parliamo di alcune centinaia di studenti, e quindi questo avrebbe ovviamente comportato una disparità di trattamento o eventualmente un rischio, mentre il contenimento del cluster su Savona, del nostro contagio, sebbene importato, sta procedendo diciamo piuttosto in modo soddisfacente, quindi non volevamo turbare questo equilibrio che si è creato, e questa credo che sia la prima ragione. La seconda ragione è il fatto di omogeneità appunto tra quell'area e il resto della regione Liguria, la terza è per omogeneità con la regione Piemonte, che già da qualche ora ha fatto una scelta analoga, la quarta perché riteniamo che lasciare altri 4-5 giorni a disposizione dalla ricognizione fatta, tutti i responsabili del mondo scolastico hanno contezza della necessità di correre per adeguare le procedure e le dotazioni. Ovviamente in alcuni casi ci sono già riusciti nella minima parte, nella maggior parte dei casi si conta di riuscirci nei prossimi giorni, quindi qualche giorno di tempo in più credo che abbia fatto in qualche modo lavorare più serenamente o messo nelle condizioni di poter adempiere ovviamente le scuole, e questa è la decisione che per quanto riguarda le scuole. Tengo a precisare che è una decisione di estrema prudenza fatta, ripeto, sulla base soprattutto dei ragionamenti che abbiamo fatto col team di Locatelli e del professor Anzaldi, oltre con Sonia, sul fatto che al momento la nostra fase, non dico di contenimento, ma di mitigazione dell'infezione sta in qualche modo funzionando, quindi qualche giorno in più da questo punto di vista ci lascia più tranquilli, e dall'altra parte per lasciare che appunto gli istituti lavorino con la serenità possibile in questi tempi ad adeguare e formare debitamente il personale che poi da lunedì si dovrà prendere carico di tutto. Nel decreto del Presidente del Consiglio, quindi nelle linee guida nazionali, le nostre scuole ad esclusione di Savona avrebbero teoricamente potuto aprire già da lunedì scorso, quindi è evidente che l'Istituto Superiore di Sanità e tutti i tecnici che lavorano
direi con grande impegno e grande dedizione, questa emergenza non considerano evidentemente la riapertura delle scuole nelle regioni un fenomeno tale da modificare il quadro epidemiologico e di rischio del Paese. È una precauzione in più che ci sentiamo di prendere, che non credo potrà essere allungata oltre questa domenica, perché altrimenti si va incontro a, come dire, fenomeni controproducenti sull'intero anno scolastico dei nostri ragazzi. Tirocini obbligatori che necessitano di numero di ore per poter accedere poi agli esami, formazione professionale lo stesso, minimo dei giorni scolastici di frequenza per poter accedere agli esami, abilitazioni e tutto quello che ne consegue. Quindi in carenza ovviamente di diversa situazione, diversa valutazione di carattere nazionale, direi che questa sarà l'ultima prova, salvo poi ovviamente agire per cambiare le cose se dovesse cambiare decisamente il quadro che abbiamo di fronte. Questa credo che sia sostanzialmente la cosa che a casa si attendeva di più. Ora faranno il punto, come sempre, forse per Colenzi, Laria, se c'è qualcos'altro da dire sulle scuole, poi Sonia sul quadro generale e Giacomo, perché come sapete stiamo lavorando sul finale ligure, dove c'è l'ennesima azione di protezione civile per riaccompagnare al domicilio un'altra comitiva di persone che hanno avuto un contatto con un caso positivo, e quindi, come stiamo facendo da protocollo ormai da tempo, facciamo in modo che possano svolgere la loro quarantena cosiddetta, cioè un'osservazione vigilata attiva nel proprio domicilio o residenza nella regione di origine e non in una struttura alberghiera con tutti i diritti che questo ovviamente pone di comodità e anche di sicurezza per i soggetti stessi. Poi la sanità vi informerà anche dei tamponi in corso, ma anticipo che non abbiamo particolari sorprese riguardo, diciamo, la provenienza e i quadri epidemiologici in generale. Ma io, se volete, vi preciso, vi do qualche dettaglio in più. Si sente? Scusate, vi avvicinando questo. Ecco. Questa mattina io ho tenuto un incontro sia con la direzione regionale scolastica, la presenza del direttore regionale reggente, dei quattro provveditori di ANCI, era presente anche l'assessore del comune di Genova, e un altro incontro separato anche con la formazione professionale, che ovviamente è esteso questo provvedimento anche ai corsi di formazione professionale, che sono equiparati perché riguardano i ragazzi che stanno svolgendo corsi in età dell'obbligo scolastico. Quindi questo è giusto e doveroso precisarlo, e lo precisa anche questa ordinanza. La situazione tanto per le scuole quanto per i corsi è analoga come percentuale di preparazione rispetto alla igienizzazione, e quindi la maggioranza, diciamo, delle scuole in questo momento non è rifornita per quanto riguarda gli igienizzanti e le prescrizioni previste dal Ministero della Salute, quindi poi precisate anche con opportuna direttiva di ANISE. Quindi questo è il quadro che ci è stato fornito in questo momento. Chiaramente tutti gli istituti si sono attivati per avere gli ordini, sia per quanto riguarda la pulizia che per quanto riguarda la fornitura, chiaramente, delle saponi e gel igienizzanti. Tutte le mail sono arrivate sia al mio assessorato che a quello di Sonia per quanto riguarda le richieste delle scuole, sono state prontamente girate al MIUR, perché la competenza poi per quanto riguarda le forniture del MIUR, abbiamo avuto un riscontro anche poco fa, perché è il MIUR che si sta prendendo carico anche dei singoli casi, delle singole segnalazioni, e insomma ci ha proprio assicurato una presa in carico di un tema che in questo momento chiaramente è di carattere nazionale, anche con un impegno finanziario straordinario del MIUR, ci è stato detto. Per quanto riguarda gli studenti, il flusso degli studenti della parte savonese, quindi dei savonesi che vanno fuori, diciamo che studiano fuori dalla provincia, se si parla di oltre 300 studenti, quindi dalla provincia di Savona, fuori dalla provincia di Savona, preciso che l'ordinanza prevede, così come era stato previsto per l'università,
di una possibile deroga, quindi per questa settimana ancora diciamo di blocco dell'attività didattica, tanto per le scuole quanto per l'università, quindi anche per l'ITS, che sono i nostri corsi della formazione e dell'istruzione superiore, una deroga per quell'ITS che avessero necessità particolari di svolgere degli esami che altrimenti andrebbero a diciamo diventare pregiudizievoli per il corso degli studi, esattamente come per l'università anche per l'ITS. Avevamo avuto ad esempio una richiesta per l'Accademia della Marina Mercantile, quindi abbiamo applicato una deroga anche per l'Accademia che potrà svolgere un esame che aveva necessità di svolgere. Queste sono alcune delle novità che arrivano da questa ordinanza. Grazie. Sì. Allora, grazie. Oggi, come aggiornamento per quanto riguarda i casi positivi presenti sul territorio ligure, sono 23 positivi e dobbiamo anche registrare il decesso stamattina di una signora all'ospedale Policlinico San Martino, che ovviamente il cordoglio per questo evento luttuoso. Si trattava di una persona come da notte, abbiamo provveduto a fare una comunicazione, era una persona che arrivava da Castiglione d'Adda, oltre al decesso della persona nell'albergo di Laigueglia, quindi totale 25 casi positivi, compresi i due decessi sul nostro territorio. Per quanto riguarda i soggetti di sorveglianza attiva, ad oggi abbiamo 466 sorvegliati attivi sul nostro territorio, verrete poi informati nello specifico ASL per ASL, ovviamente il dato più significativo rimane quello dell'AS2. Vi voglio anche aggiornare sul fatto che abbiamo avuto dei riscontri positivi rispetto alla ricognizione sul territorio della disponibilità dei medici per l'assistenza territoriale. Per supportare i nostri uffici igiene abbiamo avuto in particolare nell'AS3 disponibilità da parte di 33 medici. Una risposta positiva e ringrazio chi appunto darà il proprio contributo per questa importante attività che va nella direzione di evitare il più possibile l'ospedalizzazione delle persone. Alla luce del nuovo decreto legge poi è partita una lettera a firma congiunta Dipartimento e AISA per quanto riguarda le assunzioni di personale, che avvengono, come già avevo anticipato ieri, con una semplice comunicazione, ma grazie al decreto legge possono essere effettuate ovviamente con la copertura necessaria, e anche questo è un dato più che positivo. Sì. Volevo anche ricordare un aspetto positivo, che nella giornata di oggi, oltre a tutte le attività riferite alla valutazione dei tamponi, i nostri laboratori hanno anche effettuato delle attività per due donatori di midollo osseo, quindi sono anche delle attività, perché in qualche modo in un momento così importante di carico di lavoro i nostri servizi forniscono la continuità quelli che sono i bisogni della nostra popolazione. Quindi nell'assetto complessivo, dati in generale, se possiamo riscontrarli non in aumento significativo, però presuppongono una grande attenzione, un'azione di contenimento che sta al momento sicuramente dando i suoi frutti. Sul fronte sempre del personale voglio anche sottolineare un aspetto importante, che abbiamo avuto l'incontro ieri con i sindacati e per quanto riguarda anche il benessere organizzativo, il rapporto con chi in questo momento è in prima linea, e devo dire che il rapporto è improntato sulla critica costruttiva, come hanno detto gli stessi sindacati, hanno fatto una serie di segnalazioni che Alisa ha già raccolto, dal fatto di avere nel front office delle protezioni, e anche una segnalazione riferita agli enti gestori dei servizi sociosanitari e sanitari, che comunque
ringrazio per la collaborazione con Alisa, perché aver introdotto la regola dell'accesso di un familiare come caregiver nelle strutture è stata una regola condivisa che ha come obiettivo la salute delle persone lì ricoverate, e so che le famiglie stanno seguendo questa indicazione con grande, diciamo, spirito anche loro di collaborazione. Se ci sono stati qua e là dei casi in cui invece non si è verificato l'accesso, opportunamente ovviamente faremo in modo che, insomma, questa regola possa essere rispettata, però nella gran parte dei casi questa regola è osservata ed è finalizzata proprio alla salute delle persone ricoverate. Quindi passerei la parola alla parte, non so, protezione civile, e poi a Lisa e i nostri professori. Grazie. Grazie, per noi ieri sera e oggi è stata una giornata, come sapete, di intenso lavoro. Le persone che stiamo riaccompagnando a casa da ieri sera a questa sera sono 69, tutte ospiti dell'Hotel Corallo di Finale Ligure, sono prevalentemente lombardi, non di comuni zona rossa, e piemontesi. 63 persone partiranno in collaborazione con Protezione Civile e Croce Rossa di qui alle prossime ore, che sono sostanzialmente tutti residenti nei comuni della Lombardia che ospitano ancora nell'hotel di Finale, mentre i 6 piemontesi da protocollo ormai collaudato con Regione Piemonte attendono l'esito del tampone Ligure, che è uno dei tamponi, sono i 6 tamponi che parte stiamo aspettando, per poi essere presi in carico direttamente da ambulanze del sistema sanitario piemontese e essere riaccompagnate o in strutture oppure in domicilio per la sorveglianza. Direi che questo chiude il quadro, come avevamo già chiuso ieri rispetto ai rientri a casa. Abbiamo anche questa mattina riaccompagnato 8 cittadini, 6 del comune di Maleo e 2 del comune di Codogno, che erano in sorveglianza attiva presso un hotel a Via Lassio, l'hotel Dani in Via Lassio, perché erano arrivati un giorno prima che scattasse poi il DPCM che ha identificato le loro zone di residenza come zona rossa. Finivano la quarantena dopodomani, ma per scelta loro come prima richiesta e scelta del nostro apparato sanitario, questa mattina abbiamo provveduto a riaccompagnare anche queste 8 persone al loro domicilio. Quindi direi che per quanto riguarda l'aspetto di protezione civile abbiamo concluso tutti i riaccompagnamenti, a concluderemo entro la fine di questa serata tutte le persone che vanno riaccompagnate a casa, e rimaniamo ovviamente attivi di supporto al comparto sanitario per le esigenze emergenziali. Lascio questa potenza di tutto quello che si può riferire all'assetto organizzativo di Alisa, chiedevo al professor Sardi il quadro della giornata dal punto di vista delle azioni sanitarie. Allora, quest'oggi tu salve il ufficio del direttore generale dell'OMS ha ribadito che cosa bisogna fare. Cioè bisogna individuare precocemente i casi, isolarli, fare quello che i epidemiologi chiamano mitigazione, cioè rendere meno pesante l'impatto. Bene, il risultato di oggi di questa azione è un risultato abbastanza positivo, con grande, diciamo, con grande prudenza, con grande attenzione, ma tutti i campioni che sono stati analizzati in questa azione, appunto, di riconoscimento precoce, isolamento e rallentamento della circolazione del virus sta procedendo. Consentitemi due cose: innanzitutto di ringraziare il lavoro dei dipartimenti di prevenzione che stanno lavorando molto duramente, e d'altro e riferire brevemente che ad oggi, quest'oggi sono stati testati 5 campioni tutti negativi, molto bene, 5
e 14 campioni sono in corso o in arrivo al laboratorio di riferimento, 11 stanno già concorrendo, cioè quindi stanno in fase di lavorazione, e il risultato lo avremo in tardissima serata, quindi saranno i risultati che probabilmente vi riferiranno a domani. Questo è lo stato dell'aria. Abbiamo fatto il quadro di tutto, poi se ci sono domande. Così. Allora, attualmente pazienti ricoverati positivi a Covid-19 in Regione Liguria, questa è la situazione: 2 ricoverati a Sanremo, 2 ricoverati ad Albenga, 2 ricoverati a Savona e 1 a Spezia. Tutti questi sono in buone condizioni generali, stabili, senza nessun tipo di problematica particolare. I pazienti che invece risultano in qualche modo più critici sono stati centralizzati sull'ABA regionale del San Martino, che ha in questo momento 4 pazienti ricoverati in malattie infettive e 4 pazienti in terapia intensiva, accompagnati al respiro dall'equipe del professor Grattarola e del professor Pelosi. 5 pazienti sono già stati dimessi, era stato detto ieri. Questa notte, alle 3 di questa notte, è deceduta una paziente di 86 anni che era ricoverata in malattie infettive, che era assistita per quanto riguarda la ventilazione con un meccanismo non invasivo, con pluripatologie, una paziente immunodepressa che faceva trattamento con cortisone da molti anni per una malattia autoimmune, una paziente con problematiche di tipo epatico per una pregressa epatite C, quindi era una paziente francamente molto defedata dal punto di vista della sua situazione. Che fosse deceduta non in epoca del coronavirus, nessuno se ne sarebbe in qualche modo, non dico accorto, ma certamente avrebbe potuto essere colpito da qualunque altro tipo di microorganismo, tra cui anche il microorganismo influenzale. La situazione in questo momento dei 4 pazienti in terapia intensiva vede un paziente in condizioni stabili, migliorative rispetto all'inizio, e gli altri 3 pazienti, che sono tutti e 3 in questo momento in prognosi riservata, è stato attualmente ritrasferito una paziente di 90 anni intubata un'ora fa, perché si è pensato di, siccome c'era in qualche modo possibilità di, come si dice in gergo, di recupero, di dare appunto una chance ulteriore a questo paziente. I pazienti attualmente in malattie infettive e in terapia intensiva stanno facendo una terapia antivirale con farmaci, come vi ho detto ieri, approvati per altre indicazioni, e contemporaneamente una terapia antibiotica, in quanto almeno un paio di casi avevano una sovrapposizione batterica. Siamo in attesa, dovrebbe essere stato spedito nella giornata di oggi il farmaco sperimentale Remdesivir, che ci auguriamo arrivi tra la giornata di domani e dopodomani, in modo tale da poter essere utilizzato sui pazienti attualmente ricoverati. Buonasera, 2 domande. La prima, volevo sapere quante sono le scuole della Liguria che stanno svolgendo le lezioni online. La seconda, se ci potete confermare che la Lombardia ha chiesto un aiuto ai medici della Liguria. Scuole che non ho idea. Beh, di quante scuole il monitoraggio è questo però. Vi posso dire diverse. Ancora oggi abbiamo avuto dei docenti che si sono recati nella nostra sala di Liguria Digitale per fare delle lezioni online, se non sbaglio la Val Trebbia. E questa mattina della scuola di Imperia, che sono venuti qui docenti per fare delle lezioni a distanza. Ovviamente non abbiamo il dato, oggi ci siamo occupati dell'altro monitoraggio, che bisogna fornire domani per quello che possiamo raccogliere. Hanno risposto sostanzialmente tutti, ne abbiamo spedito sostanzialmente un valimecum a 1000
oltre 400 docenti che sono quelli che hanno aderito al progetto della scuola digitale, e tutti si stanno attivando con diverse tipologie ovviamente di strumenti, dipende da quelli che già avevano in dotazione, sia il Classroom, sia invece i registri elettronici, diciamo si va dalla base del registro elettronico fino ad arrivare a meccanismi più sofisticati, e tutti si stanno attivando, sia appunto passando dal progetto della community della scuola digitale, sia autonomamente alcune scuole. Quindi io credo che ci sia una importante vitalità da registrare. Io stessa ho partecipato ad alcune lezioni a distanza, una l'altro giorno all'Istituto Meucci per esempio. Abbiamo contezza di diversi insegnanti e scuole diciamo attive, il resoconto anche tramite la direzione scolastica possiamo fornire in maniera puntuale, però l'impegno c'è ed è tanto, molta attività, e ripeto, ancora bene con gli strumenti che ha fornito l'Liguria Digitale, riteniamo importante anche a seguito degli investimenti che sono stati fatti pari a 800.000 euro da parte di Regione Liguria per dotare le scuole in maniera aggiuntiva rispetto ai finanziamenti che arrivano, come sapete, a livello ministeriale, perché è competenza ministeriale tramite PON la digitalizzazione della scuola. Per quanto riguarda Regione Lombardia, come noto vi è una collaborazione che intanto riguarda la possibilità di riavvicinare alle loro case le persone che sono state individuate come persone anche con riscontri positivi per quanto riguarda i tamponi o comunque in regime di sorveglianza attiva. Quindi una collaborazione importante con Regione Lombardia nonostante le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda eventuali richieste, siamo comunque a disposizione dello spirito di collaborazione che tra regioni c'è sempre stato e che non deve venire meno. Altro, se posso chiedervi se fra i tamponi di cui state aspettando, diciamo così, l'esito, c'è anche quello del marittimo negativo. Negativo, il marittimo sbarcato a Lago. Su che nave, cioè non lo so. Che termina neanche, se era il Vado. Termina di Vado, quindi il nuovo porto di Vado, non so dire se piattaforma o terminal tradizionale. Diciamo. Però è negativo. Negativo. Capitaneria di Porto e autorità portuale hanno altro da comunicare, sentite loro. Per noi è un tampone negativo, quindi la nave è libera. Una domanda, alla luce di questa nuova ordinanza sulla scuola, che secondo un'ipotesi di accordo che domani deve essere formalizzata, la partita di calcio, deve essere in programma sabato, cosa può essere cambiato? Al momento il quadro normativo prevede che si giochi senza restrizioni. Ah, senza restrizioni? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri liberalizza sulle aree della Regione Liguria tutte le manifestazioni sportive e ludiche. Noi non siamo intervenuti con ulteriori ordinanze se non nelle aree del Savonese, evidentemente. Quindi al momento, se ne dovessi fare la figura del quadro, come si dice, la legislazione vigente sarebbe che i tifosi organizzati da Savona non possono partecipare, i tifosi del Verona non possono partecipare, ma la partita si può svolgere a porta aperta, a normativa vigente. E allora? Anche lo Spezia Calcio domani uguale. Anche lo Spezia? Sì, uguale. Porta aperta. Chiaro tutto? Grazie. Ciao a tutti.